Negli eri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato. Scioglie il nodo nel mio petto, la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù, in platea, effluvi di antichi amori. Oggi la storia è amara. Spettri. Romanza la mia testa a quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamocene insieme. Andiamocene insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato. Nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia: bella. Bella. Maliardo. Odora a sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento. Testardo. Stele sacrale alla lussuria, ma finta, a un solo passo dal delirio. Inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli: smettila. Tremante. Hotel Sigillo, prego. Hotel Sigillo, prego. Già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Si avvicina il Natale, è una poesia che si avvicina all'atmosfera natalizia. Allora, natalizia, ok. Le 8 di sera, il tramonto è già sceso da un pezzo, le notizie scorrono a tutto volume, raccontano i dissapori di un tempo stretto, in cui il vischio è l'unica credenza salda nell'avvento.
La pioggia insiste da giorni. L'asfalto è un fiume. Le lontananze si specchiano dentro le crepe delle strade. La vigilia di Natale, con l'anima in raccoglimento, dirò addio chi siamo. Finalmente lo vedrò passare da queste parti e mi potrà spiegare il mistero di un amore così grande. Forse mi dirà che è tutto nel cielo che rischiara, nessun arcano, ma una vita che in segreto aiuta l'unione tra reminiscenze. Bravo. Allora, sicuramente tutti conoscete Michela Zanarella, con la quale insomma... Non è detto. Non è detto. Chi non la conosce? Beh, Castagna non ti conosce. No, infatti. Esattamente, quindi... Neanche Cacao. Cacao un attimo, è vero. Quindi ho detto una cosa sbagliata. Vabbè, io con Michela ho un'amicizia particolare, una stima particolare e vorrei che insomma tu raccontassi il tuo incontro con la poesia... Il tuo incontro quasi mistico, perché questa poesia era quasi mistica, il tuo incontro con la poesia è quasi mistico, no? Sì. È quasi sovrannaturale, direi. Beh sì, spirituale. È un incontro molto particolare, sì. Perché ho iniziato a scrivere in un modo forse che neanche io mi aspettavo da quando ho avuto questo incontro con la scrittura in versi. Tutto è iniziato dopo un incidente stradale a cui sono sopravvissuta. E non avevo mai scritto poesia prima di allora, anzi era qualcosa forse molto lontana da me, visto che comunque la mia vita scorreva tra le mura di un'azienda, quindi lavoravo... Un'azienda, che nulla a che fare con la poesia? Sì, lavoravo in un mattatoio, in un ambiente forse non proprio del tutto femminile, anzi prettamente maschile, quindi la mia vita era in un ambiente di fabbrica, diciamo, dove comunque ero amministrativa, quindi la mia attività era prettamente commerciale, quindi la poesia era qualcosa per me di sconosciuto, anche se sin da bambina ho sempre amato leggere moltissimo, quindi ho dei ricordi legati anche al mio rapporto con l'infanzia, con mio padre, che forse è stato un po', diciamo, l'apripista con l'amore per la lettura, perché da quando ero piccolissima mi regalava tantissimi libri da leggere e penso che questo sia un gesto molto bello da parte di un genitore che spera che il futuro della figlia magari possa essere magari diverso dal suo, comunque avendo avuto un'infanzia molto difficile, essendo cresciuto senza padre e in collegio, quindi una vita non facile, quindi ha sempre desiderato per me che comunque mi dedicassi alla lettura e che crescessi con una consapevolezza dell'amore verso i libri e del contenuto dei libri. Poi dopo questo incidente... E sei stata in coma. Sì, ho vissuto questa esperienza che mi ha completamente cambiato la vita. Devo dire che mi ritengo fortunata perché sono qui a parlarne e la poesia è una fantastica compagna di viaggio che da più di 15 anni ormai mi accompagna e dopo tante pubblicazioni sia sul territorio nazionale che all'estero, l'ultima raccolta fortunatamente Viaggio da sola in lingua araba e devo dire che sono contenta perché uscirà a breve anche una pubblicazione in lingua spagnola in Colombia. Suona particolarmente bene la tua poesia in spagnolo. Sì, devo dire che sì. Lo spagnolo si sposa molto bene e si avvicina anche alle mie origini venete e al mio dialetto veneto, quindi sono particolarmente felice della lingua spagnola perché comunque è la cadenza del mio dialetto, quindi si avvicina molto anche al mio parlato familiare, comunque io parlo il dialetto e ci tengo molto al dialetto perché lo considero comunque una lingua vera e propria. E spero... Non hai scritto nulla in dialetto? Sì, ho scritto. Vuol dire, per scrivere in dialetto ci vuole una competenza, una conoscenza comunque. Anche una musicalità completamente diversa. Sì, sicuramente diversa. Mi piacerebbe approfondire, credo che lo farò, perché una raccolta tutta in dialetto veneto mi piacerebbe molto.
che è poi il dialetto padovano, sì, quindi, che poi ci sono tante sfumature da zona a zona, sì, quindi è complicatissimo. Complicatissimo, e poi come ho sempre detto io, le poesie di Michela si leggono da sole, cioè sono già musicali, c'è già la musica dentro, quindi quella sarà un'altra musicalità ancora che no, dovrei trovare, quindi... Sì, no, quello sicuramente... Mi piace sperimentare, quindi sicuramente sia dalla scrittura per quanto riguarda la poesia, ma anche quella che è poi la mia professione, essendo comunque giornalista. E quindi la scrittura è entrata a 365... 66, direi. Ma lei ha detto una cosa importante, lei è pubblicata, ma non è solo pubblicata, è anche... rappresentata. E anche pluri... Pluripremiata. No, diciamo, questa è una vecchia storia. È una vecchia storia, è una vecchia battuta che facciamo sempre. È verissima, però insomma ogni volta aggiungiamo pluripremiata. Sì, sì, sì. E appunto a te, quale artista del cancro, quale sei? Ti chiedo con questo racconto molto bello che hai fatto di tuo padre, che io in realtà non conoscevo, nonostante noi abbiamo condiviso notti e notti a Radio Impegno, in cui veramente stavo a raccontare di tutto. Noi facevamo delle notti a Radio Impegno che duravano 7 ore, ne abbiamo fatte tante, però questa cosa di tuo padre è molto bella, non la sapevo. E ti chiedo se per te la poesia è più madre o più padre? Bella domanda. È la stessa domanda in riferimento alla fede, se Dio è maschile o femminile, e che secondo me c'è un po' di femminile e maschile in tutto, in ognuno di noi, e quindi non faccio distinzioni di genere, nel senso che penso che ci sia un'unione tra le due realtà. E quindi... Beh, non per niente hai citato Dio e donna, che è insomma un monologo che abbiamo fatto per anni, tragicamente rosso. Stiamo andando ancora avanti per anni, riprenderemo un monologo che Michela ha scritto per me e Giuseppe, nel quale Giuseppe mi ha diretto, sulla violenza sulle donne. C'è anche un libro che contiene anche il monologo, che spero di ripubblicare il libro in versione aggiornata. E infatti oggi è 4 dicembre, siamo abbastanza vicini alla data, no, della giornata contro la violenza sulle donne, e io ti chiedo, secondo te qual è la strada ancora che le donne, siamo tante artiste donne oggi, lì c'è l'angoletto maschile, l'androceo, cioè, qua c'è il gineceo, rotto, qual è la strada secondo te che le artiste donne ancora devono allora, secondo me, percorrere? Secondo me non si finisce mai di promuovere, di sensibilizzare su questo argomento, io direi sensibilizzare principalmente, ma quello che secondo me manca ancora, che vedo che manca soprattutto tra donne artiste, è che non tutte sono in legame di condivisione, quindi questo è solito un merito di Bruno, no? Di solito c'è anche una sorta di conflitto, invece io penso che per costruire un percorso che parta prima da noi, perché se non analizziamo prima noi stesse, è difficile poi dare uno sguardo esterno a quello che ci circonda, perché se non ci guardiamo dentro per prima, è inutile anche lavorare su questo argomento. Quindi secondo me c'è ancora molta strada da fare, perché lo sappiamo bene che in ogni ambiente è sempre difficile trovare collaborazioni che durino nel tempo, a parte il nostro caso, che noi lavoriamo da anni insieme. E perché non abbiamo mai avuto nessun tipo di competizione, mai avuto... anzi tutt'altro, no? No, nel senso che il fatto che comunque si parta e non ci si senta mai superiori agli altri, ecco, questo è il primo tassello su cui lavorare, cioè il fatto di comunque mettersi allo stesso piano degli altri. Penso che Bruno all'inizio, quindi proprio all'esordio della nascita, quindi da allora devo dire
l'ho seguito anche non avendo magari la possibilità di essere presente come avrei voluto, tante cose, però devo dire che il suo impegno negli anni è sempre rimasto un punto fermo e di riferimento per ognuno di noi. Quindi direi, come dicevi tu giustamente, l'impegno deve essere sempre costruttivo, no? Sì. L'impegno deve essere sempre a sostenersi a vicenda e soprattutto a partire da un'accettazione di se stessi, come dicevi giustamente tu, e non, diciamo, in qualche modo di mettere avanti l'ego, perché purtroppo noi artisti lo sappiamo, l'ego a volte prevale. A volte prevale, però invece ecco il merito di un'associazione. Però non è nemmeno una colpa, nel senso che comunque a ognuno di noi ovviamente fa piacere, no, avere un riconoscimento, sentirsi considerato, è bello comunque avere anche l'entusiasmo. Mettendoci tutto l'impegno e la volontà e spero di raggiungere sempre qualcosa di importante. Sì, infatti. Beh, io direi, visto che abbiamo parlato di associazioni tra amiche e anche nel nostro caso, io direi insomma di chiamare adesso Giuseppe, dopo aver fatto un bellissimo applauso a Michela, che è una persona che non la conosceva oggi, creare una canzone cercando le sillabe intonate al sibilo dell'aria immobile, al frangere dell'onda soffice, al tuono di torrenti assolati, al movimento sinuoso dei ricordi, al baratro delle mie dimenticanze. Poggio sul cuscino e ti sento a me vicina, con la testa ad occhi chiusi nel ricordo dei tuoi baci. Ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più l'amore mio sei tu. Creare una canzone alle note gracchianti come il pick up gira dischi a fila per un volume sbagliato come il tuono, come il mio sax dall'angia brasa con il cuore non ancora appassito, come i giornali di tanto tempo fa. Mi poggio sul cuscino e ti sento a me vicina, con la testa ad occhi chiusi nel ricordo dei tuoi baci. Ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più, amore, dove sei tu? Devo creare una canzone per coprire il tempo ed infiammare i giorni
devo convincere la mia vanità, un buono miscelare i segni volti, devo plasmare i sogni e l'ombra, i sogni e l'ombra, ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più. Ma chi cazzo sei tu? Il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto, accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sballo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo ed io ti guardo nuda prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo, e tu già mostri avvinto il prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente la passione, e tu mi inviterai al brivido più lungo. La raccolta erotismo sì, essere donna non basta, essere donna non le dà pace quando è la strada che attizza il suo per ora, nembo che sbuca e offusca tra filiformi steli di ginestre apparsi, arditi, nel lembo in masso del suo torrione sulla roccia. E lei vorrebbe fiato caldo tra la guancia e il collo, mani indecenti a superare ostacoli dalle ginocchia al breve tratto dove concentra osceni paradisi, osceno e paradiso, il ruvido pigiare sul suo perduto senso del reale. Enfasi immacolata, sbaraglia il truccio del bivacco, ma lei non gode.